Tu chiamale se vuoi emozioni, e questo è il titolo significativo del concerto organizzato dall'omonima associazione, che si chiama appunto Emozioni, e che si tiene all'interno di questa meravigliosa cornice, il Teatro Massimo Bellini di Catania, sul palco un'icona della nostra musica mogol con la meravigliosa voce di Gianmarco Carroccia, che ci condurranno lungo un viaggio alla scoperta non soltanto delle note che conosciamo tutti, ma anche della storia di alcune delle più belle canzoni di Lucio Battisti. È molto affezionato alla Sicilia, perché non è la prima volta che viene a trovarci. Pensi che noi abbiamo una scuola e due allievi di questa scuola sono diventati docenti e sono fra i più bravi, e sono due siciliani. Uno si chiama Giuseppe Anastasi, l'autore delle canzoni di Arisa, sì, e l'altro si chiama Giuseppe Barbera, è un grandissimo musicista, un grandissimo pianista, importantissimo, ed è uno docente per gli autori e l'altro è per i compositori. Le sue canzoni hanno fatto la storia della musica, le cantano tutte le generazioni. Pensi che mio nipote ha 18 anni e l'adora, letteralmente. È un come peso importante. Sì, è un ragazzo. Ma va bene uguale, perché canta tutte le canzoni che ha scritto lei. Vabbè, stiamo scherzando, è chiaro. Quindi avere il peso comunque che tutte le sue canzoni vengono anche interpretate da tanti giovani, che cosa significa per lei? Una grande soddisfazione, no? È comprensibile. E ci sono dei ricordi magari ai quali lei è particolarmente affezionato? Perché ne parlo nello spettacolo. E ci può dare qualche chicca, giusto per chi ci segue in questo momento? No, perché dovrei poi far sentire la canzone, è tutta una cosa legata. Comunque, se venite allo spettacolo senza la macchina da presa, lo potremmo ascoltare. Qualcuno, Mollica, ha definito che le sue canzoni sono letteratura allo stato puro. Beh, in molte scuole, molte tesi di laurea l'hanno fatte sulla mia produzione, questo è vero. E anche in molte scuole studiano. Per cui sono un uomo fortunato, si può dire. È un messaggio che poi manderà oggi a chi seguirà lo spettacolo, è anche un messaggio che contiene dei valori importanti. Io ho scritto le mie canzoni e c'è dentro molto della mia vita nelle mie canzoni. È proprio questo che succede, che racconto poi come entrava la vita dentro le canzoni. E giovani cantautori che vogliono fare questo mestiere, qual è il consiglio che lei si sente di dare? Il consiglio, io ho fatto una scuola, questa scuola è un'associazione no profit, io sono l'unico docente che non percepisce nessun emolumento, nessun pagamento. Sono 30 anni che l'ho fatta, ho sempre provveduto anche a pareggiare i conti, perché quella scuola è in deficit. E questo è stato il regalo che ho fatto al mio paese. Qui sono nati tanti bravissimi autori, compositori, interpreti. Speriamo di rivederla nuovamente a Catania. Probabile, perché ho sentito parlare che stanno già facendo altri spettacoli. Significa interpretare le canzoni di Lucio Battisti? Beh, una grande responsabilità, perché in tantissimi hanno provato a reincidere queste canzoni, reincidendole a modo proprio, senza avere la stessa efficacia dello stesso artista. Quello che mi sono prefissato io fin dall'inizio è di eseguire queste canzoni così come la gente le ama, ascoltandole nei dischi. Nel 2014 inizia questo viaggio con Mogol, è stato impegnativo?
Beh, io devo dire che questo progetto è nato tutto per pura casualità, forse è anche per questo che è arrivato molto al cuore della gente, perché non è stato studiato, progettato nulla a monte, ma è qualcosa che è nato spontaneamente. Abbiamo iniziato con Sperlonga nel 2014, poi dal 2018 abbiamo iniziato a calcare tutti i più bei palcoscenici d'Italia e oggi siamo su uno dei palcoscenici più belli del mondo, che è il Teatro Bellini di Catania. Un'ultima domanda, ci sono dei progetti, delle cose nuove in cantiere? Sì, il prossimo 24 giugno uscirà il nuovo singolo scritto insieme al maestro Mogol e lo presenteremo questa sera in anteprima al Teatro Bellini di Catania. Un concerto evento gratuito che sin da subito ha fatto registrare il sold out, al punto che l'avvocato Francesca Garigliano, promotrice dell'evento, ha fatto installare in piazza Bellini un maxi schermo per accontentare quante più persone possibili. È stata una felicissima coincidenza poter sposare questo evento, anche grazie insomma all'amicizia che l'onorevole Forzesi ha con il maestro Mogol. E ci tenevo tantissimo a poter condividere questo evento con la mia città, a partire da qui come primo passo che muove l'associazione nella direzione di spingere verso il bello, attrarre i cittadini a stare insieme, riportare quest'isola alla sua naturale centralità, un'isola che ormai è diventata una terra isolata, per poterne rifare veramente una parte del tutto, renderla davvero parte del tutto. E in questo senso anche la risposta che abbiamo avuto da parte dei cittadini è stata straordinaria, perché i biglietti sono andati subito sold out, e per poter in qualche modo rispondere alle esigenze di tutti e condividere con tutti il più possibile, abbiamo persino pensato di installare il maxi schermo che appunto è qui fuori dal teatro. Ci auguriamo soltanto di poter godere al meglio di questa serata e di iniziare insieme un cammino che mi auguro ci vedrà percorrere questo sentiero sempre più numerosi. Sulla scorta dell'amicizia che lega i due protagonisti all'onorevole Marco Forzese, è stato annunciato che il fortunato evento verrà ripetuto tra qualche mese in un contesto cittadino capace di accogliere un numero ancora maggiore di spettatori, probabilmente la Villa Bellini. Tra le cose che svelo, forse in poche occasioni l'ho detto, quando si era piccoli mi chiedevano sempre: mamma tua dove è nata? Mamma mia è nata in un comune che si chiama Fondi. Tutte le volte mi chiedevano: ma dov'è questo comune? Trovavo un disagio perché non riuscivo da piccolina a spiegarlo bene. In questo comune nasce Gianmarco Carroccia. Nasce Gianmarco Carroccia, che conosco da piccolino, ed è figlio di una persona che mi lega anche un rapporto di natura parentale. Conosco Giulio Rapetti in momenti sin da quando si andava all'università, e in tutte le occasioni sono già stato più volte ospite a casa sua, sia con la moglie Daniela che con la sua cognatina Barbara, che poi a sua volta è anche sposata con un grandissimo autore che è Migliacci. Si parlava sempre di organizzare un qualcosa a Catania. Ho cercato sempre di dare a Catania un qualcosa di magico. Allora farla fuori, nonostante il periodo estivo, secondo me veniva meno quello che era l'entusiasmo e il calore particolare. Il Teatro Massimo Bellini, che è uno dei teatri più belli d'Europa, mi sono permesso, attraverso il sovrintendente, che ringrazio perché ha dato la massima disponibilità, di organizzare questo evento. Non pensavo mai di trovare quella tanta gente, dove sono stato sotto alcuni aspetti portato a chiedere al presidente dell'associazione Emozioni, all'avvocato Garigliano, di accedere su una richiesta di mettere fuori un maxi schermo, perché quella tanta gente che mi richiedeva il biglietto mi sentivo quasi in colpa. Certamente quest'oggi assumo un impegno con l'avvocato Garigliano di rifarla in ottobre fuori dal Teatro Massimo, spero alla Villa Bellini, per dare ai catanesi questo momento magico, perché per la prima volta Mogol spiega in ogni canzone la ragione perché l'ha scritta. Tanto non è soltanto il piacere di ascoltare Gianmarco Carroccia, ma ci sarà una delle cose più belle, dove lo stesso autore dirà la ragione, la motivazione perché ha scritto tale canzone.
ad aprire la serata condotta da Salvo La Rosa con un'orchestra di 16 elementi diretta dal maestro Marco Castaldi, la cantante Ludovica Leotta. Beh, devo dire che il titolo è perfetto perché è una delle più belle canzoni di Battisti e in un luogo così straordinario come il Teatro Bellini la musica di Battisti ci emozionerà 2, 3, 4 volte in più. Peraltro sul palco c'è Mogol che con Battisti ha creato queste alchimie straordinarie, queste canzoni perfette che devo dire continuano ad emozionare tutte le generazioni, anche quelle nuove, anche quelle più giovani. Un successo annunciato che ha visto il pubblico cantare a squarciagola tra applausi e cori, omaggiando Mogol con una standing ovation finale. Senza lei, tu lo sai, non si può.